wanna know a secret? E ciao a tutti ragazzi, sono il vostro Darius T e oggi siamo su Brave Frontier RPG, pronti per fare un evento di evocazione leggero, però questa volta, perché non voglio consumare troppe gemme, dato che tra poco usciranno le Badlands, di cui un'unità Jake hanno già fatto vedere statistiche e abilità. Jake, detto papale, non so quanto potrebbe piacermi, perché vabbè, è un... L'UBB è carino e basta, mentre le altre cose vi aggiunge gli elementi, con gli SP vi può aumentare il danno da BB, vi aumenta l'attacco delle unità elementali, cioè aumenta l'attacco elementale, scusatemi, col Brave aumenta l'attacco, però vabbè, questa non è una review. E non so quanto potrebbe piacermi. Di estetica mi piace molto, molti l'hanno paragonato a Lens, non Lens Tarocco, però a Lens apocalittico, cosa che è molto simile. L'arma, non voglio esprimermi sull'arma, però i colori sono veramente belli. Comunque, dopo che questa squadra bellissima che vedete in sovraimpressione vi ha conquistato il cuore con il Pump Burmy leader, ovviamente, queste sono le uniche mie Badlands che ho, e spero vivamente che almeno una o due di loro vadano ad Omni. Poi dipende se evocherò per altri. Comunque non so se evocare per Jack, già ve lo dico, se è così non credo, perché l'unica cosa di utile che ci vedo io dentro è l'ultra e non so quanto mi può piacere. Poi magari cambio idea e via. E il rate up, madonna santa quanti rate, troppi rate up ci sono, è questo qua. Io ovviamente vorrei Olia, come molti di voi sanno, vorrei Olia, mi piacerebbe avere Dazze e Kalon, degli altri poco importa forse, Lara è carina però Azami non mi interessa molto e Isui già ce l'ho, quindi usiamo il biglietto. Se non sbaglio credo di aver visto il biglietto dopo 4. Ti prego rompiti, perfetto. Vediamo quiz. Vediamo, 50% di possibilità e trovo... Sì, cazzo sì! A tutti quelli di Telegram! Finalmente ce l'ho anche io! Olia! Scusate, avrete sentito il suono dello screenshot, ma dovevo per forza screenarla. Oh, dimmi che sei un buon tipo, cavolo, dimmi che sei anima. Oh, un colpo al cuore, meno male che ho abbastanza rane da portare, cioè da cambiarle tipo. Oh mio Dio ragazzi, finalmente Olia, col biglietto. Tanta roba, alla fin fine ho 50 gemme, quindi sarebbero 10 evocazioni, ma ne vorrei fare un'altra perché questo rate è molto molto bello. E se mi becco Dazze o Kalon... Dazze almeno c'ha, se non sbaglio, altri stat spark. Ok, ho guardato velocemente e... Allora, sì, Daze o Dazze, come la volete chiamare, io la chiamo Dazze. Fa da tristat più scintilla, che è una cosa meravigliosa. Kalon aumenta di botto attacco e attacco BB. Mentre Lara fa dei bei buff, Isui è un mitigatore. Mentre Azami non mi piace. Azami è un po' quello che fa Jake, cioè mettere le anomalie e aumentare i danni contro quelli di anomalia. Faccio l'ultima evocazione tanto per sperare in Dazze o in... No cavolo, non ci credo, vabbè, non dovevo evocare. chi se lo sarebbe mai aspettato? Lei dovrei già averla, ma è a 6 o è a 5? È a 5. Dovrei già averla. Vabbè, mi accontento di Olia, bellissimo, evocata col biglietto, non poteva andarmi meglio. E niente ragazzi, allora, vedremo poi se farò una review su Jake, ma se la dovrò fare, la dovrò caricare dopo. Devo fare anche dei video di One Piece, scusatemi, mi dispiace. E vediamo cosa succede durante in questo evento delle Badlands. Intanto farmate il dungeon perché dobbiamo avere l'evoluzione della tipina che a me piace e la vorrei portare avanti e farmi una bella squadra luce e acqua, cosa che è meraviglioso.
Meraviglioso. Noi ci vediamo al prossimo video. Statemi bene. Ditemi come sono andate le vostre evocazioni. Dovete aver anche qua evocato quasi per forza. Sì, sono due eventi di evocazioni molto vicini, molto belli. E ditemi voi che cosa avete evocato. Voi l'avete visto. E noi ci vediamo al prossimo video. Aspetta, vi faccio vedere che è bellissima la tipina. La sto portando pian piano con il dungeon di Blink. È troppo carina ed è troppo uguale a Jojo. A Jojo 3, se non sbaglio. Sì. Beh, noi ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi.